quando ero venuto nel 97 e avevo visto anch'io questo ammasso di sassi, non riuscivo a vedere un'azienda come è oggi. E io posso dire di aver dormito sotto le stelle per seguire questo progetto che cresceva. E questa è stata veramente una grande rivincita, una grande sfida personale. Solo alcune opere, le più straordinarie, meritano di consegnarsi all'umanità. Il vino è una di queste. E noi siamo qui per raccontarvelo. Benvenuti in Toscana. Siamo da Tenuta Fertuna, nel cuore della Maremma, tra le colline e il Mar Tirreno, nella zona della Vecchia Etruria. La storia di Tenuta Fertuna è legata a due personaggi che hanno contribuito alla crescita del vino italiano nel mondo. Stiamo parlando di Giuseppe Meregalli e il dottor Ezio Rivella. Beh, la storia è piuttosto lunga perché Ezio cercava una proprietà diversa da costruire da nuovo, perché Ezio Rivella, non dimentichiamo, grande tecnico, ma soprattutto grande ideatore di cantine. Ha trovato questi terreni che non erano vitati allora, erano vitati solo antecedente, ma molti anni prima. Un giorno mi telefona e dice: vieni giù che ho trovato un'azienda. E gli ho detto: comprala. Ma come, non vieni a vederla? No, perché, come dici, hai trovato quella giusta. Sono bastate le parole, perché è quella giusta, qui comprala. Poi sono venuto a vederla, che era un ammasso di sassi, ho detto: tu sei matto. Tu sei matto, tu vedrai che la facciamo. Ci ha messo due caterpillar e hanno cominciato a lavorare, spaccare pietre e portare fuori pietre. Però il risultato poi finale nel bicchiere c'è. Era il 1997 e che voi ci crediate o no, la storia di Tenuta Fertuna iniziò proprio così. Quando ero venuto nel 97 e avevo visto anch'io questo ammasso di sassi, non riuscivo a vedere un'azienda come è oggi. La prima volta che sono venuto qui, vi dovete immaginare che non c'era assolutamente niente. C'era solo la casa là, completamente diroccata, e io posso dire di aver dormito sotto le stelle per seguire questo progetto che cresceva. E questa è stata veramente una grande rivincita, una grande sfida personale. Fertuna è la realizzazione del sogno produttivo di un gruppo di professionisti del vino, con un'esperienza lunga oltre un secolo. Diverse generazioni e varie personalità che hanno dato vita a un progetto votato all'eccellenza. Dire che mi emoziono è troppo riduttivo, perché può essere il coronamento di una vita, una cosa del genere. Perché da quattro sassi, da 44.000 sassi, non quattro, che c'erano, da una zona che non c'era vigna intorno, e veder nascere Fertuna, veder nascere soprattutto una zona, dà veramente una soddisfazione interiore che con i soldi non bastano. I soldi possono essere un mezzo, ma non un fine. L'enoturismo è ormai diffuso in tutto il mondo e va oltre la degustazione di vini. Vengono proposte infatti delle wine experience uniche. Qui la creatività è la parola d'ordine, grazie alla Fertuna Wine Experience. Oggi è veramente fondamentale perché siamo in una zona turistica, ma siamo anche in una zona che logisticamente siamo nel centro dell'Italia, quindi è veramente comoda per fare delle attività di formazione, per far vedere quello che è Tenuta Fertuna un po' a tutti gli italiani, nostri clienti. È una zona poi anche molto vocata per quello che è il turismo straniero. Siamo in Toscana, siamo vicino a Roma, ci sono degli aeroporti vicino, quindi può essere veramente un perfetto collettore per fare delle attività, per fare conoscere il brand.
quello che devi fare è riuscire a far innamorare il cliente. E la situazione sicuramente migliore per far innamorare le persone è avere un posto dove accoglierle, dove fare vivere veramente come tu produci questo vino, dove lo fai assaggiare, creare questi eventi molto belli nel vigneto, creare gli eventi molto belli nell'uliveto, far vivere quella parte di natura che probabilmente si era un po' persa negli anni in cui si rincorreva troppo diciamo, le modernità, e oggi le persone vogliono ritornare a vivere questa natura. La Maremma oggi rappresenta il nuovo volto della Toscana enologica. I suoi vini, poco conosciuti fino a qualche anno fa, sono diventati un grande cult a livello internazionale, grazie alla loro straordinaria qualità. Tenuta Fortuna ha la fortuna di essere in Maremma. La Maremma ha un nome molto bello perché è conosciuto anche all'estero, è in Toscana, che probabilmente è la regione italiana che è il Made in Italy per eccellenza in tutto il mondo, ma è anche la zona in questo momento che è più naturale. La nostra filosofia aziendale è stata da subito coltivare vitigni internazionali e vitigni autoctoni in un secondo momento, per sperimentare tutte le potenzialità di questo areale, per produrre vini sostenibili e con una grande salubrità delle uve che ci permette di ridurre al minimo gli interventi dell'uomo nella gestione del vigneto. Il microclima è stato proprio una delle perle che ci ha più attenzionato in questa area, perché a dispetto di altre zone della Toscana piove veramente molto poco, e questo ha fatto sì che i vitigni debbano essere assistiti anche durante l'estate con un po' di irrigazione, ma ha portato il livello di maturità a dei livelli sorprendenti. La Maremma sa essere amara e dolcissima, complice un territorio straordinario, l'intraprendenza e la passione di persone carismatiche. Ma siamo solo all'inizio di una storia d'amore destinata a durare per generazioni e generazioni.